praticamente questi ragazzi con i quali io ho giocato fino a 43 anni a pallone, con loro, ho preso, mi davano una spallata, mi facevano correre cascata a chiave, ma poi andavamo tutti gli anni a Montemettore, un anno, una volta o due, sempre intorno a mezzo agosto, eravamo 30-40 persone, e una volta, nonostante la fatica, facemmo una scommessa di andare a giocare, ritornare, fare la doccia e andare a giocare a pallone. E ci siete riusciti? L'avete fatta? Beh, eravate allenati. Quando si fa per tigna. Si fa per tigna. Si fa di tutto. Perché poi, siccome faccio tifo per una certa squadra. Che squadra, se lo chiede? Piccoletta, insomma, quindi ogni volta che do litiga sempre con gli altri, capito? Perché gli altri erano grossi, specialmente quelli del nord, tutti del nord, e noi siamo del centro. E allora la lotta era sempre tra Roma e Lazio. Ah, ok. Per cui era questa lotta intestina? Sempre. Roma-Lazio. Però mi è servita tanto questo. Perché? Perché per stare con il gioco. Invece un'altra cosa volevo chiedere, sempre parlando con i ragazzi, è venuto fuori che c'è un centro importante qua a Savelli, che è il campo da pallone. Certo. Chi l'ha voluto il campo da pallone? Quello l'ho voluto io e la Proloco. E quello è stato fatto dalla gente. Noi non è che c'è stato quello. Dopo noi abbiamo dovuto, mi pare, pagare soltanto per annaffiarlo. Sì, quello sì. Vabbè, comunque dico una cosa. Prima, quando non avevamo il campo sportivo, andavamo perfino sui prati di Castel Santa Maria per giocare. Con le macchine, i motorini, le biciclette. Oppure qua giù sotto quei prati. E ci preghiavamo le benedizioni della gente. Fatto il campo sportivo, non c'è andato più nessuno a giocare. Ci venivano le squadre. Normale. Quindi è un campo regolamentare. Mi diceva Manfredonia. Ah, giocatore? È il giocatore Manfredonia. E che giocatore? Io non so, tanta esperta di calcio, Era prima della Lazio, poi è andata alla Juventus, no? Ed era della nazionale. Quando veniva qui, che la moglie era di Savelli? Cioè originaria. E lui mi diceva, ma ce ne stassero questi campi, veniva lì a giocare un po' con noi. Ce ne stassero questi campi, perché assorbe bene l'acqua ed è morbido.